Buonasera. Ciao. Allora, mi sembra un secondo tempo fra i migliori della stagione della Fiorentina, assolutamente. Sei d'accordo? Non ti senti il microfono? Credo che sì, in grandi linee sì, la squadra ha messo in campo tutte quelle caratteristiche necessarie per legittimare una posizione di classifica così importante, quindi ha rallentato il gioco quando c'era da rallentare, ha accelerato quando c'era da accelerare, poteva essere leggermente più concreta, ma ha dimostrato grandissima personalità anche nel gestire la partita contro un avversario estremamente ostico, l'aveva dimostrato soprattutto nel primo tempo, quindi a me la squadra era piaciuta anche nel primo tempo, anche se avevamo poca fluidità di gioco, poca velocità, anche perché qualcosa avevo cambiato e la squadra o qualche giocatore è stato penalizzato da questo, cose che già nel finale del primo tempo aveva messo un po' a posto qualcosa e la squadra si è ritrovata. Verciano, no? Cioè da far vedere che si gioca 3-4 partite negli stessi 90 minuti, diventato un tormentone, no? Gli allenatori dicono sempre la sesta partita si giocano 3 gare, l'ha cambiata diverse volte durante la partita la squadra, giocando gare diverse. Sì, ma almeno di solito non piace cambiare molto, perché le squadre negli automatismi trova la sua forza, infatti nell'arco dell'anno abbiamo cambiato pochissimo. Oggi è stato fatto un po' per necessità e un po' per lettura delle situazioni. Rimon, mi senti? Io sì, ma il microfono no, però sì, mi senti. Allora, perfetto, no, allora, dicevo, serviva un segnale, un cambiamento di tendenza, no, in trasferta, perché la Fiorentina effettivamente in trasferta aveva segnato anche qualche passo a vuoto. Invece la gara di stasera dimostra che probabilmente arriva quella concretezza, quella svolta che tu avevi chiesto anche ieri in sala stampa. Sì, la partita era di una difficoltà estrema, contro un avversario difficile, oggi l'ha dimostrato, quindi era necessario mettere in campo tutte quelle virtù necessarie per vincere una partita del genere, scusate il gioco di parole, quindi oggi la Fiorentina ha dimostrato di essere forte e naturalmente lo dovrà ancora dimostrare, però la squadra mi è piaciuta, un gruppo unito in campo, si aiutava, anche coloro che hanno giocato meno fino a questo momento ci hanno dato qualcosa in più, c'è unità di intenti e da allenatore mi fa particolarmente piacere, insomma. Sì, vorrei spendere due parole anche per, oltre che per Momo, che ha fatto una grandissima partita di temperamento, di impatto, anche di Munir, perché il Munir è una seconda punta e oggi l'ho penalizzato giocando da prima punta con tantissimi centrocampisti, doveva cercarmi e tenermi impegnata più la linea di difesa quando lui gli piace ed è più capace a giocare da seconda punta, quindi io sono convinto che anche Munir ci da qui alla fine ci darà ancora soddisfazioni e la Ronda ha fatto un grande gol, ha avuto anche lui un grandissimo impatto, è un giocatore che ha bisogno di un po' più di coraggio e credo e spero che oggi questo grande gol che ha fatto anche per la preparazione, no? Per come l'ha preparata, è venuto a recuperare palla nella nostra tre quarti, si è appoggiato, si è smarcato guardando sempre la porta oltre a fare un grande controllo, quindi mi auguro che acquisisca un po' di sicurezza in più in se stesso, perché credo che abbia delle qualità importanti. La terza partita consecutiva è il quadrato, il primo tempo sembra che non ci sia in campo, il secondo fa pezzi dalla difesa avversaria, c'è una spiegazione tecnica perché Cagliari... Probabilmente lo dovrò mettere nel secondo tempo pure lui come ha fatto con le alici. Sì, no, veniva molto raddoppiato oggi e anziché velocizzare il gioco, ma credo che era insieme di squadra che abbia penalizzato un po' tutti nella prima parte. Posto? Ok, grazie, buonasera.